Parto con il signore Logos. Parto con una bella figlia. Carta nuova edizione, interessante, come la madre, ma si chiama figlia. Che fa lo stesso effetto, però è illusione e... Ma di pure, signor Jack. Io l'ho già pescato grazie all'effetto della figlia. Allora, io gioco sempre anch'io Logos, sì. Gioco Quasiride, che lo conosciamo già. Sì. Guardo le prime tre carte dalla cima del mio mazzo e ne aggiungo una alla mia mano e scarto le altre. Ok. È stato pessimo come... Poi dopo sì. Gioco l'artefatto legame antisismico che esisteva già, il macchina killer impazzita che esisteva già e ingegnere sanitario. Pericolo 1, raccolto, scarto una carta dalla mano. Okay. Pesco 3 e termino il mio turno. Ok. Io dichiaro Odisa, signor Jack, e gioco una carta nuova. Okay. Gioco questa, tocco prosciugante, che spacco una creatura senza Ember su di essa. Chi mi spacchi? Questa qui. Mi dà fastidio. La, cos'è la? Si chiama ingegnere sanitario. Ingegnere sanitario. Pericolo 1, raccolto, scarto, sì. Una carta. Poi questa la scarto, che sfruttare le debolezze. Sfruttare le debolezze. Poi gioco tocco di Bornit. Che guarda, genera un'ambra. Genera un'ambra intanto. Rivelo le prime 5 carte di un mazzo o mio o tuo e te ne puro una. Esattamente. Io ti purerei lui, che è pura ufficiale scientifico Quican, che è molto molto pesante perché ha elusione. Lo faccio vedere qui. Elusione, sì. Dopo che un giocatore ha scelto una casa attiva no, che non corrisponde ad alcun'altra carta in gioco, ruba uno. Esatto. Ed è. È purato. È purato. E queste le rischio nel tuo mazzo. E poi io finirei il turno così e grazie all'effetto della figlia che mi hanno detto prima ripesco 7 carte. Vai. Tocca a me e gioco i Saurian, nuova casata. Che sono molto belli. Gioco la spirale dorata, sì. Che è un artefatto luogo, azione, esalta una creatura nemica, ripristina quella creatura e usala. Gioco la meteora indesiderata, che mi fa generare un'ambra. Sì. Ah, distrugge ogni creatura dinosauro con forza pari superiore a 6, in questo caso nessuna. Nessuno. Poi gioco Tribuno Pompitus, sì, ogni creatura riceve più 2 forza, per ogni Ember su di essa per combattimento puoi esaltare il Tribuno Pompitus. Capito. E infine gioco l'Oratore Issaro, Oratore Issaro. A schieramento, gioco, ripristina i vicini dell'oratore Issaro ed esaltali. Per il resto del turno, quei vicini appartengono alla casata Sauriani. Quindi, ripristino il tribuno e ripristino Quasiride. Devi però. Esaltare vuol dire metterci un'ambra sopra, dalla okay. Riserva comune, specifichiamo. E ora inizia a darmi i segnalini forza, perché ecco, per il tribuno Pompitus. Un attimo qui, se no. Altrimenti facciamo bordello. Sì, sì. E sono 2 per ogni. Sono più 2 per ognuno su di essi. Poi, sì. Dato che viene considerato come casa Sauriani, attacco con Quasiride che elimina Elusione. Sì. Poi attacco con Tribuno Pompitus e attivo il suo precombattimento, cioè lo esalto di un nuovo, gliene metto un'altra e si sgama altri 2 segnalini più uno forza. Quindi diventando quanto ciccione quello in socio? È un 8. È un 8-2. E la figlia, dato che schiatta, e dato che io ho 2 d'armatura, non succede niente e termino il mio turno. Avete già visto che la casata Sauriani ha delle potenzialità veramente tremende. Sì, anche il deficit, quella deficit 3, di qua, 4, secondo me, è una 5, bella. Sì. Anche se devi pagare quel deficit, è davvero bello. Come pesco 6 e termino. Come una bella cosa, veramente. Io scelgo di nuovo Logos. Per giocare il ologrammofono, mi raccomando, gioca al corretto. Quindi... Sì, ma era per forza lo leggere. Ma anche soltanto in diagonale, va bene. Va bene, così tipo. Ok, sì, va benissimo. L'effetto dice che azione protegge una creatura. Abbiamo già spiegato nell'altro video cosa vuol dire proteggere. Però... Proteggere significa mettere un segnalino, uno soltanto può esserci su una creatura, quella creatura la prossima volta che gli viene inferto danno o che dovrebbe... andare fuori dal campo, invece viene rimosso il segnalino al posto. Le chiedo al consiglio di passarmi un Ember. Perché. Prego. Genera un Ember. Quello che vuoi, Jack. Sono qua. Sì, sì. Lo teniamo qua per comodità. Giochi, sì. Giochi. Poi un'altra figliola. Ok. E poi. Manalista si chiama. Raccolto può giocare una carta azione non esatto. Logos. E poi. Passerei così. E ripesco di nuovo 7 grazie alla figlia che ho appena giocato. Allora,
gioco la Federazione Stellare di nuova casata ancora. Nuova casata ancora ed è molto 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 interessante. Allora, per prima cosa gioco le terre inesplorate. Gioco, colloca 6 ambre dalla riserva comune su questa carta. Bella. Bella bella come carta. Oh, ne ho pescate 6 precise. Poi dice, ogni creatura Federazione Stellare ottiene raccolto sposta 1 dalle terre inesplorate alla tua riserva. È molto molto bella come carta, secondo me, perché ti fa raccogliere doppio. Poi dopo gioco Folgoramento sulla figlia. Cioè, le infliggo un danno per ogni... infliggo un danno a una creatura per ogni casa rappresentata tra le creature in gioco. In questo caso, 2, perché ci sono Logos e dinosauri. Quindi, minchia. Dinosauroni. Gli faccio 2 danni Jurassic e guadagno. Se vuoi chiamarlo ok, scusate. L'ignoranza di Jack. Poi... metto anche un Ember, così vediamo. Gioco il... tecnico dei sensori Garcia, gioco combattimento raccolto, le chiavi del tuo avversario costano più 2. E giochi anche la sua pistola perché è no, non c'è, non è sì, sua. Sì, c'è. È sua? No, c'è. Non è sua. E in più gioco l'infermiere Ciotto che ha schieramento, cura dei danni ai vicini. Ma in più... schieramento, quindi lo potrei giocare anche in mezzo a quel ciuccio. Potevo giocarlo anche in mezzo a quei due lì, ma non mi serviva. E infine gioco... sto provando a distrarlo, ragazzi. Gioco traduttore universale, genera un'ambra, questa creatura tiene combattimento raccolto, usa una creatura non Federazione Stellare amica. Non è perché su quella, però avrei la metto su questa perché così non è completamente inutile. Ok, perché perché per il momento ha soltanto gioco. Capito. Pesco fino ad arrivare a 6. Io dichiaro ombre, che in questa espansione, come abbiamo notato vedendo così, non rubano più così tanto come sempre, però ruba sì. Con questa. Quindi mi cinturo Alex ruba 1, prego. Okay, è anche espansione. Vudini. Vudini, scusi, mi sembra. Illusione, questa è nuova, ogni vicino di Vudini ottiene azione ruba 1. Non è male. È comodo, per molte cose è comodo. E poi gioco... Avind. Raccolto, infligge un danno a una creatura, se questi danni la distruggono, l'avversario scarta una carta casuale dalla sua mano. Esatto. E poi gioco trappola chiudata. E trappola chiudata deve essere. Sì, sì, mi scusi. Usata, questa è tua. Sacrifico ogni creatura sul fianco, quindi anche le tue, prendono 3 danni quando la sacrifico. E poi posso così. Però questa volta pesco solo 6 carte perché le figlie sono morte. Allora, ora farò una bellissima combinazione con i miei carissimi dinosauri. Ti piacciono troppo quei dinosauri? I dinosauri sono veramente fortissimi. Allora, per prima cosa gioco Diplomazia. Chi l'ha capita? Io Diplomazia no. Dice, ogni creatura in questo, fino all'inizio del mio prossimo turno, sì. Quindi anche le tue, okay. Ogni creatura ottiene pre-combattimento, esalta questa creatura. Quindi anch'io devo... anche le tue, fino al mio prossimo turno. Male. Alfa. Allora, giocare quindi per prima carta. Ti sei fatto tenere un Ember? Sì, sì, me la sono messa. Poi gioco il Legato Raptor, che ha un 4-1 combattimento, puoi esaltare il Legato Raptor se lo fai... ripristina un'altra creatura amica e usala. Quindi anche di una non per forza. Anche di un'altra casata. Un'altra casata. Cavolo. E in più gioco il Questore Yarta. Illusione raccolto, puoi esaltare il Questore Yarta. Se lo fai, tieni uno. Ok. Ora. Mi dica. Gioco. Raccolgo con lui. Sì. E posso... intanto c'è la raccolta. Intanto è la raccolta. Per combattimento raccolto uso una creatura non Federazione Stellare amica. Sì. Non io uso Quasiride. E quindi raccoglio anche quello, immagino. No, ti attacco. Mi attacchi? Ok. Quindi là è vero, così si pompa. E diventa un bellissimo ciccione ciccione. Ci metto un'altra bel segnalino sopra. Gli metto altri 2 di questi. Ok. E ti attacco... questa simpaticona qua. Sì. Gli faccio 3 danni tranquilli tranquilli, tanto è un 6, cazzo gliene frega. Sì, veramente hai delle creature pompissime. Allora, Tribuno Pompitus attacca. Quindi? Attacca il ragazzo Avinda. Ok. E lo pre-combattimento si attiva doppio, perché sia per la diplomazia sia per se stesso. Quindi diventa un bellissimo...
Raga, usiamo un dado. Neanche, basta contare le ember sopra, Jack. È vero, facciamo prima. Sono le ember sopra per due. Diciamo... È un 12-2. Poi. Ma lo sappiamo, Jack. Azione. Sì, esalti uno e ti ripristini. Esalto uno. Lo ripristino. Prende più due forza. Prende più due forza. Ascoltate, questi li caviamo tutti perché facciamo casino. È la l'ember sopra per due. Meno picchio cinturo, Lex, mi faccio un danno. Ah sì, ok. Precombattimento, lo esalto di nuovo. Sì. Un danno. Combattimento, posso esaltarlo nuovamente. Posso, se lo fai ripristino un'altra creatura amica, no, usa. Ripristino questo Riarta con cui raccolgo. Ok. Quindi ottieni due ember. Raccolgo, ottengo due ember e lo esalto. Sì. Devi esaltarlo. Check, termino. Cioè, quindi mi stai dicendo che tu sei già in check con tante ember sopra le tue creature. 5, 6. Io mi riesco di fare una cosa, Jack. Gioco Diz, scelgo due creature che è in campo. Ne fai tre, quindi ne faccio tre qui e tre qui. Ok, lui ha più 4, quindi lui muore, queste sono tue. Esatto. Più un'ember stampata, grazie. Più? Ho un'ember stampata. Lo prendile lì. Ah, ok, scusa, pensavo teneri. Allontanato. No, no, le tengo qui. Non sono sicuro se è un'ember. Ok, sì, sì, è un'ember. Va bene. Poi attivo con Omni la trappola chiudata, quindi faccio 3 danni qui. E 3 danni al tuo fianco e muore. 3 danni su un fianco. A tutte le creature sul fianco, anche le mie purtroppo. Ok, quindi muore solo lui. Va bene. E lui? No. Ah, no, è vero che ha 2 di forza. Ha un 2 di forza. Quindi è andato l'ordine, però. Tanto gioco questa, che è bellissima. La globo di. Lo conosco, ogni volta che raccolgo. Ogni volta che una creatura raccoglie, viene stordita, giusto? Esattamente, bellissima sta carta. Più tengo un ember. Poi. Gioco questo, quando viene distrutto distrugge ogni creatura in gioco. Conosco Araldo della Rovina. Araldo della Rovina, distrutto, distruggi ogni creatura, ogni creatura. Poi in gioco. Gioco questa, uh-huh. Che è il solito Poltergeist per spaccare gli artefatti e usarli. Io ti uso quello lì, questo qui. La macchina killer, esatto. Di pastita. Ok, scartiamo. Io devo essere sincero, speravo. Sì, sì, ho visto. Ti muore. Ah, non è male. Esplode la mia macchina. Sì, però io devo. No, puoi anche spaccare questo. Puoi anche spaccare questo e no, un dinosauro. Dinosauro devo scegliere io, vero? Perché devi scegliere entrambe te. Puoi spaccare. Mi sa che spaccherei questo. Ok, spacchi lui. E ti spacco quella che mi obbliga. È automaticamente lui. Sì, esatto. E questa. Esatto. E quindi... più la macchina impazzita ti esplode. No. Per il suo effetto, Jack. Ah, è vero. Cioè, guarda quanta ember ho fatto in struttura. E lui muore per forza, e questa è tua. Sì. E il tribuno Pompitus muore. Ok, queste se ne vanno. Esatto. E io sono in check anch'io, mi senti un po'. Ok. E gioco questo che muovo, e poi io passerei così. E ti dai un bel check. E mi diresti un bel check. Ma grosso, cioè, proprio... Allora, io forgio intanto. Sì, sì, la faccia pure. E la prima chiave è andata. Logos. Ti tiro subito questo. Rubo 2 se possiedi 8 più. Più l'ember stampata. Ok. E queste sono già 3. E lei già. Poi mi gioco un ologrammofono. Pure io, che non si sa mai. È comodo, se ti viene la prima era molto più. Poi mi gioco una figlia, sì. Termino il turno così e la lascio forgiare. Io forgerei la prima chiave, quindi pago 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per via della figlia. Esatto. Quindi così, Jack, le metto qua giusto per comodità. E sono ancora in check, ovviamente, grazie a prima cosa ho fatto. Io faccio, giocherei ancora a Diz, per un semplice fatto che intanto raccolgo quello. Distruggi una creatura con la casa con più creature in gioco. Dato che sei un pari, scelgo io e ti ucciderei questo. Il legato. Esatto. Ok, butto via questo e le ember sono tue. Sì. Perché okay. C'è questa. Poi ne gioco un altro di qua. Sì. E poi raccolgo con il bimbetto. Ok. E poi mi si stordisce anche lui. Poi
la madre, diciamo, la madre, scusate, la figlia, tocco prosciugante. Tocco prosciugante distrugge una creatura senza ember. Sempre un trovo sopra, e la mette in un cimitero, e poi nello sfizio ci gioco, non la gioco, questa cosa la scarto, custode dell'anima, perché sennò mi morirebbero pure le mie. Ok. Vai pure. E passo. Sì, e sono in check. E lei è in check. Di tanto, come prima. Allora facciamo così. Federazione. Raccolgo. Si stun. Lo stun, le tue chiavi costano due in più. Ok. Allarme rosso. Ti faccio un danno a tutte le tue creature. Ok. Uno solo. E lui non niente. Quindi uno a lui e uno a lui. Ok. Gioco. Ufficiale scientifico. Il gioco vale per due. Poi gioco questo, che si chiama Comandante Chan. Combattimento raccolto, usa un'altra creatura amica. E poi gioco Ingegnere Capo Waltz. Illusione, gioco combattimento raccolto. Poi riprendi nella tua mano, dalla tua pila degli scarti, una miglioria o robot dalla tua pila degli scarti. Non penso di avere né una miglioria né un robot. Le forgia a 8. 5, 6, 7 e 8. E forza la seconda. Dichiarerei Umbre. Allora, prossimo turno, turno per raccogliere. Ok. Nero di china. Deposito nascosto, che è una vecchia conoscenza. Gioco archivio 1. Uh-huh. Io archivio questa. Qua. Jan Vid. Questo. E questo che è su... Illusione con l'azione per di 1. Che non è male. E rimango solo con... Jevin, la stessa cosa. Fai un danno. Fai un danno e se funziona sì. Rubi 1. E su, e passo così. Ok. Allora, sta a me. E forgio la prima, l'altra chiave. Io le forgio la seconda, così dritta. Dritta nei denti, mi dice. 5 e 6. Si ricorda che non può raccogliere? Lo so benissimo che non posso raccogliere, ma tanto gioco Logos che non ha creature. Accesso remoto, utilizzo il suo, questo, per proteggere. Per il momento utilizzeremo dei segnalini non specifici per la protezione. Perché, cioè questi, arrivare. Perché non esistono ancora. Esatto, devo conoscere l'espansione. E un'ambra l'ho fatta. Utilizzo questo per proteggermi. No, scherzavo, non lo uso. Scusatemi. Ne gioco altri due. Così. Per essere sicuro che magari il prossimo turno, se ho da proteggere, proteggo. Diciamo che proteggo. Utilizzo poco. Unità Candaela. Bellina. Dopo che una creatura nemica ha raccolto, pesca una carta, cattura uno. Lei però deve ripristinare. Questa no. Utilizzo adesso l'azione, ovviamente, per proteggere la mia unità. Sì. Poi utilizzo Vapori di Tau Tau. Pesca due carte, archivi una carta. Bella, come carta, bella, bella. Pesco due carte. Fare quello che deve fare. Metto, archivio questa e termino e devo rimischiare il mazzo. Sì. Ho trovato, pescato le questioni. Posso intanto fare il turno? Se non lei, tocca a lei. Quindi okay. Adesso ripristino tutto. Bussa alza. No, busso. Vedi? Bussato. Senti. Ha bussato. Grazie. Grazie regia. Dichiaro i miei amici Logos e dichiaro anche di riprendere l'archivio. Ho reso l'archivio. Allora. Gioco. Questo che è una vecchia conoscenza, creazione quantica, cioè, è un artefatto, azione, cambia il posto di due creature nella linea di battaglia. Questa quinta ambra, attenzione che arriva in forgiatura. L'altra sesta ambra, dici per andare in vantaggio farò così, che gioco provocazione, è un provocazione distrutto se è in mezzo. Se è al centro della linea di battaglia, se non è su un fianco, pesca due carte. Ok. Se non è su un fianco. Ah, è vero, non l'avevo letto del tutto. Ok. Poi gioco la figlia di fianco a lui. Va bene. E poi gioco. Ok, prendi un'altra ambra. Tieni. Io così sono a 7. E pesco 7 carte grazie alla figlia. Sei e 7. Proprio giuste, giuste. Per cui. E così passerei il mio turno. Ha una discreta tranquillità. Così sono anche in... Dovrei essere in forgiatura. Forse ce la faccio. Vai. Se riesco a cavarti dal check sono bravissimo, però mi tocca giocare i dinosauri. Allora, prima di tutto gioco Odoak il Patrizio che cattura uno. Ok. E questo è una dici, cosa. Va bene. Poi gioco un legato Raptor. Sì. Gioco un altro legato Raptor. Bellini loro. Loro sono forti.
un legato raptor, un altro legato raptor e poi devo stare attentissimo. Esatto. Aspetta, ma questo... Sì? Ma sono scemo. C'avevo anche questo. Raccolgo. Sì. Stordito. Non mi interessa. Stordisci? Posso utilizzare una creatura non federazione. Utilizzo Candela, che è azione cattura 1. Ok. Azione, quindi non azione, si cattura 1. Esatto. E già questo è che ti ho tirato su un bel po'. Io ho 4 Ember. Poi... Io però non ti posso fare Ember adesso, perché... Altro. Non hai detto l'effetto di Patrizio. Ah, Patrizio, gioca cattura 1, mentre ci sono uno più su Odok il Patrizio, i tuoi Ember non possono essere rubati. Non ah, aspetta che... però, gioco si attiva per due, te ne ho catturato un altro con Odok. Io non sono stato zitto. Bravo, bravo che me l'hai ricordato. E... Scusi, perché glielo devo ricordare contro di me? Quell'azione. Che stronzo. Esalto un legato raptor, lo ripristino e posso usare questa creatura. Lo utilizzo per combattere uno con illusione. Sì. Ma lo esalto, posso ripristinare una creatura amica ed usarla. Niente, ripristino comandante Chan e lo uso. Raccolgo. Lui si stordisce. 3, 2, 5. No, non trovo più storditi. Ok. Lui si stordisce, ma posso usare una creatura. Esatto, qualunque. Una creatura amica. E raccolgo con... Che cazzo raccolgo? Raccolgo con lui, lo stordisco. Però sono in check e termine. No, dove cazzo? Ok. Sai che faccio una cosa? Cosa devo fare? Adesso ci penso un attimo. Ma quanti dinosauri hai? 1, 2, 3, 4. 4 dinosauri. Ah, aspetta, però mi sono anche dimenticato che ho raccolto sia con lui che con lui. Quindi due di queste Ember qua sono andate qua. È vero. Quindi io sono in check di 8. Allora, mi dichiaro Dis per forza e mi tocca far così. Le tue chiavi costano più 3. Ok? E così ti cavo dal check. E ti metti un Ember. Un Ember qua, grazie. Raccolgo con lui. Sì. Che distruggo la casa appartenente. La maggiore appartenente. O puoi distruggere sia Federazione che i. I cosi. I dinosauroni. Io scelgo di distruggerti questo. Distruggere il mio buon Odok. Sì. E ti riprendi queste due qua. Esatto. Se le metta bene. Sì, sì. Prego, grazie. Vabbè, questa qui è la nuova carta che è tipo la chiave e la frusta, ma l'occhio. Che ottengo un Ember e faccio più costare chiave 3. E niente, io e destordisco giustamente queste due, le cavo direttamente perché poi passo il turno al signor Jack. Jack non può forgiare, in teoria. Adesso pesco uno grazie alla fine e poi vedremo. Quante ne hai? 3, 3, 6, 7, 8. Sì, mica. Ne devo cavare 3. Ce la faccio. Addirittura? Sì. Vai. 3, 3, 6, 7, 8. Sì. Allora, dinosauri. Sì. Dinosauri, neanche il sandwich. Si chiama dinosauri. Legato raptor. Sì. Attacco Vinda, okay. Non me ne frega niente. Giusto per fare. Esatto, posso ripristinare una creatura amica e usarla. Candela, catturo 1. Sì. Legato raptor, attacco Vinda, mi faccio un danno, Vinda muore. Lo esalto. Sì. Ripristino candela e la uso. Catturo 1. Mm-hmm. Utilizzo l'azione. Esalto Candela. Ah, ok. Tiro su, azione, catturo un altro. E gli dico TG. Perché non ho niente. E desturno lui. Sì, sì, sì. Check, termino. Bella. Bella, signora. Che cagata nei dragoni! Ma potevi fare anche con lui. Se ci pensi. No, perché l'ho contato. Avevi più due di chiavi, riuscivi tranquillamente. No.
non riuscivo a cavartene abbastanza, ne cavo solo uno e eri a 8 check preciso. Ah, ok. L'ho contate. E invece usando 3 volte candela, perché è stordito, se non era stordito avevi ragione. E tu ti sei dimenticato di fare una cosa. Cioè? Con candela. Lo dico anche così. Più bellino. Ah, quando... Non, ho raccolto, non ho pescato io, più, ma... Perché il suo effetto dice... Ah, potevo fare questa cosa, pescavo 2 carte, archiviavo una e non no, c'era... Vabbè, no, non potevo neanche usarla perché non ho usato i logos, quindi... No, no, vabbè, è giusto per... Bella, bella. Bella mi partita. Sono non hai niente per cavarmi, no, fai no, vedere anche la mano. No, no, la sanno già. La sanno già, però la faccio vedere, la fai vedere anche in campo. Non hai niente per riuscire a cavarmi abbastanza. Le ombre in questa espansione, come abbiamo detto nelle recensioni così, hanno poco da rubare. Ciao amici, grazie. Certo.